L'inverno è già arrivato. Passate. L'inverno è già arrivato. A questo punto dobbiamo fare qualcosa. Sono già 10 giorni che Shuzen Inami è partito. A quest'ora avrebbe già dovuto essere di ritorno. È strano. Non occorre molto tempo per fare il giro della provincia. Io sospetto che qualcuno lo stia trattenendo. Probabilmente sono gli uomini di Fukuyama. Non vogliono che si incontri col vecchio santone. Certo, non può essere che così. Non ha mai tardato tanto le altre volte. Se entro domani non sarà tornato, passeremo alle misure di emergenza. Siete d'accordo? Sì. Ripetiamo insieme le regole del clan Takeda. Prima la parola d'ordine. L'inverno è già arrivato. Tutti gli uomini della setta devono essere coraggiosi e sempre pronti a morire in battaglia, dando così prova di lealtà verso il padrone. Ora passiamo alla seconda. Uno. I samurai devono aspirare al piacere della morte e cercare perciò ansiosamente lo scontro con quella vena di follia che è matrice delle grandi azioni. Oguro. Regola numero 3. Finché ci scorre il sangue nelle vene, dobbiamo continuare a combattere il nostro nemico fino ad annientarlo. Satake, parla tu. Regola 4. La nostra forza deve farci apparire invincibili agli occhi del nemico. Un samurai non indietreggia neanche davanti alla morte. E quando il suo corpo sarà privo di vita, il suo spirito dovrà continuare la lotta. L'inverno è già arrivato. Dobbiamo restare uniti, qualunque cosa succeda. Questo impegno che tutti abbiamo assunto ci lega per sempre. Ora sigilliamo questo patto col sangue. Un amico mi ha dato questo. L'avete scritto voi? Rispondetemi. Sto proprio cercando un sicario. Consideratevi assunto. Si tratta di Fukuyama. Quell'uomo è il mio più grande nemico. Sarà molto difficile riuscire ad avvicinarlo. Anche per voi è stato impossibile. È sempre protetto da molte guardie. Dovremo studiare un piano accurato per riuscire nell'impresa. Sì, certo. Questa è la difficoltà maggiore. Sono venuto fin qua per sistemare bene la faccenda. È necessario agire con la massima prudenza. Potete contare sull'aiuto di 5 uomini che si sono offerti volontari. Sono fidati. Hanno collaborato con me altre volte. Voi siete sicuro che non ci saranno sorprese? Sì, fidatevi ciecamente di loro. Quello che dite non mi convince. Io non conosco quegli uomini. Chiunque potrebbe spacciarsi per loro. Come farò a riconoscerli con certezza?
Prendete la strada di Koshu, a occidente di Kabotoke, verso la città di Inume. Da qui dovrete percorrere altre 3 miglia e mezza. Questa è la gola del monte Iwatono che voi dovrete superare. In un bosco di cedri troverete una caverna. Lì aspetterete l'arrivo dei miei uomini. Non muovetevi finché non saranno arrivati. Per farsi riconoscere diranno la parola d'ordine. L'inverno è già arrivato. L'inverno è già arrivato. Allora accettate la mia offerta. Vi prego, mi è molto prezioso il vostro aiuto. Vorrei che accettaste. Signore, togliete la mano dalla spada. Faccio il sicario di professione. Volete dire che accettate? Ne sono lieto. So che la vostra tariffa è di 500 ryo. Io vi offro questa. Vi prego, esaminatela attentamente. Questa spada ha almeno 2 secoli. Infatti, 2 secoli. Questa antica arma appartiene alla mia famiglia da tanto tempo. Potrete ricavarne almeno 1000 ryo. Se accettate, è vostra. Vi ringrazio, ma voi come farete a difendervi? Siete un sicario, occupatevi soltanto del vostro lavoro. Se è così che volete. Ve ne sono molto riconoscente. I miei uomini sono stati tutti uccisi. So che il mio onore a questo punto è definitivamente compromesso. Non mi resta altro che andarmene nel modo più dignitoso possibile. Mi congedo da voi. È vostro figlio, questo bambino? Sì, si chiama Daigoro. È un bel nome, Daigoro. Devo chiederti un favore. Daigoro, perché non riporti quel granchio in mare? Ti ringrazio tanto. Mi hai dato la felicità. Nell'oceano azzurro, il granchio se ne va libero, sospinto dalle onde. Sono riuscito a comporre dei versi per il mio commiato. Se volete io posso aiutarvi. Sono stato per anni l'addetto al cerimoniale di corte. Il mio nome è Itogami. Oh, questo sì che è un regalo degli dei. Itogami siete voi. La vostra fame è arrivata fin qui. Sono molto contento di avervi incontrato. Davvero, ne sono orgoglioso. Sono onorato che mi aiutiate e a questo proposito vi chiedo di usare la mia spada per l'esecuzione. Al di là del passo Kobotoke,
In questa stagione dell'anno soffia sempre il gelido vento del nord. Oltrepassata la città di Nume, si procede per la strada di Soma, dove si incontrano luoghi in cui le valanghe sono un pericolo costante. Per non smarrirsi in questa distesa tutta uguale di neve, non si deve mai perdere di vista il monte Iguadon. L'inverno è già arrivato. Chi vi ha detto di questa caverna? Il nostro capo Shuzeninami. Signore, vi ringrazio per aver risposto al nostro appello. Shuzen vi avrà spiegato i gravi motivi che ci hanno costretto a chiedere il vostro prezioso aiuto. Voi non dovete ringraziarmi, io sono un sicario di professione. Andate avanti. Avete visto Inami da poco. Dove si trova ora? Inami si è ucciso. Sono stato io ad assisterlo. È meglio rimandare ogni manifestazione di dolore. Ora è tempo di compiere una missione importante. Inami mi ha detto tutto. So che dovrete essere voi a guidarmi. Vi spiegherò quello che dovrete fare. Ma prima vorrei sapere se avete intenzione di portare con voi il bambino. No, certo, lui mi aspetterà qui. Voi non sapete quello che fate. Lasciare qui da solo un bambino così piccolo è pericoloso, non sopravviverà. Non datevene pensiero. Spiegatemi il vostro piano piuttosto. Quando arriverete alla residenza, vi presenterete come Shuma Sakai, primo funzionario del clan. Siete al primo viaggio, non dimenticatevelo mai. E sarà sufficiente per entrare? Quella sarà una copertura perfetta. Nessuno ha mai conosciuto il primo funzionario. Shuma Sakai ricopre questo incarico da pochissimo tempo. Non dovete preoccuparvi. Ma io per loro sono solo uno sconosciuto. Non mi faranno entrare in casa. Non hanno nessuna garanzia sulla mia identità. Avete ragione. E noi abbiamo considerato molto attentamente questo problema. Dovrete ucciderci. Facendo così vi guadagnerete la fiducia dei Fukuyama. Abbiamo preso questa decisione all'unanimità. Fukuyama sospetta che stiamo tramando contro di lui. Abbiamo lasciato molte tracce in modo che per loro fosse facile seguirci. Probabilmente tra poco ci raggiungeranno. Quando ci avrete uccisi, nessuno dubiterà più di voi e vi daranno fiducia. Una volta entrato nel castello, vi confonderete fra la gente. Quindi vi sarà più facile muovervi e potrete incontrare agevolmente il Santone. Anche Inami aveva provato questo piano. Noi siamo tutti pronti a morire per la causa. I loro volti sono impassibili, illuminati da una luce pura, non offuscata da esitazioni né da incertezze. Signore, non ci lasceremo uccidere senza resistere. Siamo molto abili nel maneggiare la spada. Combatteremo strenuamente prima di morire. Resisteremo con accanimento. Ormai non abbiamo più niente da dirci. Da un momento all'altro arriveranno i nostri inseguitori. E ora, preparatevi adesso. Ancora una cosa. Vorrei farvi una domanda. Che ragione avete di cercare tutti la morte? Potreste organizzare un piano diverso. Non è possibile. Voi non conoscete le regole della nostra setta. Le conosco e vi ammiro molto.
È un onore lavorare per uomini così coraggiosi. Sono pronto, cominciamo. Dai, Goro. Devi aspettarmi qui finché ritorno. Ti lascio il riso e la carne. Quando avrai fame, riscalda la carne e mangiala. L'acqua è nella bottiglia di bambù. Sì. Non uscire mai da questa caverna, qualunque cosa succeda. Sì. Non devi allontanarti per nessun motivo. Devi promettermi di fare tutto quello che ti ho detto. Hai capito? Qualunque cosa succeda, non uscire mai. Se io non riuscirò a tornare, è destino che muoia anche tu, figlio mio. Ricorda quando hai fame che non devi piangere. E se senti freddo, sappi sopportare. Non devi avere paura di nulla, ricordatelo sempre. Dai, Goro, tu sei figlio di un samurai. E un samurai non ha paura nemmeno della morte. Sei un uomo coraggioso. Buona fortuna. Sei solo un ragazzo. Cadere in un combattimento leale. Sei molto abile, sei un grande guerriero. Addio, Sagara. Ah, hai una missione da compiere. Ricordalo. Il nostro onore è... Sei un grande samurai. Io ora ti lascio.
Uccidilo! Il tuo nome? Chi sei? Come ti permetti, animale? Le buone maniere impongono di presentarsi prima di chiedere il nome. Sono Isiki, ispettore del clan. Sei un ispettore molto mal ridotto. Il tuo clan deve passarsela molto male se tiene gente come te. Chi sei? Dimmi il tuo nome. Il mio nome è Shuma Sakae. Sono un alto funzionario. Non ti hanno insegnato a salutare con rispetto una persona importante? Signore, vi chiedo scusa, perdonateci. Ho sentito parlare di voi, ma non vi avevo mai visto prima. Nessuno al castello mi aveva avvertito del vostro arrivo. Sono stato mandato qui in missione segreta. Nessuno doveva sapere. Intendevo arrivare in incognito, senza far rumore. Ma improvvisamente mi sono trovato tutti quegli uomini di fronte. Chi erano? Che cosa facevano qui? Signore, li stavo seguendo già da parecchi giorni. Avevo il sospetto che stessero complottando i nostri danni, ma grazie a voi, ora ci siamo liberati di loro. Signore, ditemi voi, che cosa dobbiamo fare dei loro corpi? Fanne quello che vuoi, ma sbrigati. Voglio arrivare alla residenza prima di sera. Bene. Svelti, scavate una fossa e seppelliteli. Avanti, scaviamo! Che cosa succede? Signore, uno di loro è ancora vivo. Siamo stati fortunati. Ora possiamo interrogarlo e scoprire il loro piano in dettaglio. Cosa avete fatto? Perché l'avete ucciso? Era l'unico testimone, lo capisco. Se era un testimone importante per te, lo era anche per me. Questa è una sporca faccenda e preferisco che resti tra noi. È meglio per tutti che Fukuyama non sappia che cosa è successo. O preferisci che gli dica tutto? Che sappia che hanno cercato di uccidermi. Se è questo che vuoi, vi racconto tutto appena arriviamo. No, vi prego, non ditegli niente, signore. Portami al castello. L'ingresso della caverna. Daigoro, sii forte. Devi resistere. Profonda vallata tra i monti Wado si trova un antico castello diroccato costruito dal nobile Koyamada, seguace del nobile Shingen Takeda. Guardate, signore, siamo arrivati. È stupendo, siamo tutti orgogliosi del nostro castello. È il più bello di tutta la zona. Il nobile Fukuyama l'ha chiamato il Bianco Castello Imperiale. Fukuyama e i suoi uomini sono dei traditori e devono essere uccisi. Al nostro clan non è concesso avere un castello. L'imperatore in persona l'ha vietato. Neppure un vecchio castello come questo. Se lo venisse a sapere, sono sicuro che farebbe uccidere tutti. L'idea di restaurare questa residenza è venuta a un vecchio santone. È un uomo leale, un fedele servo dello Shogun, ma è una persona molto anziana. Per quale motivo vuole restaurarlo?
Vorrebbe farne una comunità religiosa. Non ha mai sospettato della lealtà di Fukuyama e del suo clan? No. Come vi ho detto, è molto anziano. Ed è facile trarlo in inganno. Certo, capisco. Non avete mai pensato di avvertire lo Shogun? Qualche anno fa io stesso andai dallo Shogun. E gli dissi che i lavori di restauro servivano per dare un castello al clan. Egli allora mandò dei funzionari a controllare. Ma i risultati furono modesti. Non c'erano prove. I sospetti caddero su 10 membri del clan, i quali ebbero l'ordine di uccidersi. Le loro case furono chiuse da autorità. I sostenitori di Fukuyama furono dispersi, ma i più fedeli alla causa decisero di riunirsi in segreto per continuare i lavori di ripristino del castello. In questo modo, il potere dei traditori si estese sempre di più. Questa è l'entrata posteriore. Di qui si arriva direttamente all'interno. Aspettate un attimo. La costruzione del castello poteva contare su fondi piuttosto esigui. E poiché a peggiorare la situazione il denaro veniva speso in modo sconsiderato, c'era il rischio che i lavori non potessero essere terminati. Signore, vi prego di seguirmi. Il nobile Sei Fukuyama vi sta aspettando. Siate il benvenuto, sono lieto di conoscervi. Il piacere è mio, nobile signore. A Edo mi hanno assunto come primo funzionario. Il mio nome è Shuma Sakai, signore. Io sono Sakai Fukuyama, prego. Mi hanno mandato qui perché a Edo hanno avuto notizie di un complotto contro di voi, organizzato da pericolosi elementi del vostro stesso clan. Pericolosi elementi? Voi li sopravvalutate? Sono solo dei vermi. Ne ho incontrati alcuni venendo qui, mi sono sembrati molto decisi. Oh sì, lo so, lo so. Mi hanno detto anche che siete molto abile. Questa sì che è un'ottima cosa. Quei 5 traditori avevano cercato di truffarci. Si erano infiltrati tra noi come vipere nascoste tra i sassi. E cercavano di rubare sui lavori. Ma noi li abbiamo subito scoperti. E grazie al vostro intervento ce ne siamo liberati definitivamente. In tutte le famiglie si possono trovare delle pecore nere. Erano della setta, l'inverno è già arrivato. Lo so, lo so. Sono samurai che anelano solo ad incontrare la morte. È pazzesco. In questo modo gettano al vento la loro vita. Avete ragione, ma veniamo al sodo ora. Che cosa desiderate? Io vorrei avere un colloquio con il maestro. So che è molto difficile, ma non è impossibile. Sarete accontentato, cercherò di organizzare questo incontro. Se nell'attesa volete riposare, vi faccio preparare una stanza. Pensaci tu. Sì, solo un attimo, signore. Shuma Sakai, noi due andremo d'accordo, ne sono certo. Il vostro viso mi dà fiducia. Vi ringrazio infinitamente, signore. Il nostro non è che un piccolo clan che vive tra le montagne, ma non sottovalutateci. Sakai, sareste disposto a darci una mano? Questa richiesta mi onora, sono a vostra disposizione. Sakai è sistemato, l'ho condotto nella sua stanza. Isiki? Sì. Non dimenticare, devi far circondare la villa. Scegli gli uomini migliori. Eh? Esigo che le guardie non perdano di vista quell'uomo un solo attimo. Voglio sapere quello che fa. Devo sorvegliare Sakai? Esattamente. Il mio istinto mi dice che quell'uomo mi nasconde qualcosa. Ci sta mentendo. Cosa intendete dire? Che è un impostore. Chiedi ai nostri informatori di mandarci notizie su di lui. Sono sicuro di non sbagliarmi, quell'uomo è un truffatore. E se invece vi sbagliaste? Mio signore, se le informazioni su quell'uomo fossero buone? In questo caso gli chiederei di aiutarci.
Mi sembra abbastanza privo di scrupoli da poterlo fare. Signore, avete bisogno di qualcosa? Siete tutti molto gentili, vi ringrazio. Non fatevi scrupolo a chiedere qualunque cosa vi serva. In tal caso, voglio chiedervi un favore. Potete far portare del vino a quegli uomini che stanno là fuori al gelo? Sì, certo. Ecco, quegli uomini sono lì per proteggervi. Non deve succedervi nulla finché siete qui. Siete molto premurosi. Mi circondate di cani da guardia. No, non sono cani da guardia. Posso garantirvelo. Vi state sbagliando. Si tratta di Fukuyama. Quell'uomo è il mio più grande nemico. Vi prego, accettate. Sono già trascorsi 3 giorni e non mi hanno più detto niente. Probabilmente vorranno ritardare il mio colloquio col maestro finché non avranno sufficienti informazioni su di me. Questa attesa è estenuante. Non ce la faccio più ad aspettare. Ogni minuto che passa toglie a mio figlio una possibilità di sopravvivenza. Povero Daigoro, solo in quella caverna. Dimmi. Sai di chi è quel falco? Sì, signore, è del vecchio maestro che ama addestrarli. È il suo passatempo preferito. Tutti i giorni dalla torre li osserva volare. Buongiorno, siete già alzato. Vi siete svegliato molto presto. Anche voi. Vorrei chiedervi un favore, però. Certo, ma se riguarda il vostro colloquio, devo dirvi che il vecchio maestro è leggermente influenzato e vorrebbe ritardare l'incontro di qualche giorno. No, non alludevo a questo. Voglio chiedervi un'altra cosa. Dovreste procurarmi un arco e delle frecce. Arco e frecce? Sei sicuro che il vecchio in persona l'abbia detto? Tu eri presente? Sì. Il fatto è avvenuto davanti ai suoi occhi e lui ne è rimasto sbalordito. Shuma Sakai ha colpito un falco in volo. Non capisco il motivo di tanta eccitazione. Signore, quel falco è stato infilzato in modo magistrale. È incredibile. Tutte e due le ali sono state trapassate dalla freccia e sul corpo neanche un graffio. Il vecchio maestro non credeva ai suoi occhi e ha chiesto di poter conoscere quell'arciere. E tu intanto cosa stai facendo, idiota? Gli informatori che fine hanno fatto? Ecco, sono in ritardo. Vedete, ha nevicato tanto in questi giorni. Dannazione! Dite, signore, che cosa devo fare per il colloquio? Organizzalo subito. Non possiamo tornare indietro ormai. Però, all'ingresso della sala delle udienze e anche tutto intorno al cortile dovranno essere nascosti 15 samurai. E quando io ti farò un segnale dovrete ucciderlo senza indugio. L'agguato deve essere organizzato alla perfezione. Ogni ritardo può essere fatale. Siete atteso nella sala delle udienze. Avrò cura io delle vostre spade. Anche di quella? No, questa la porto con me. È il mio regalo per il vecchio maestro. Entra il maestro. Nobile signore, quest'uomo è Shuma Sakae.
Oh, siete voi quell'arciere tanto straordinario. Sono contento che siate qui. Vi ringrazio, signore. Sono onorato di incontrarvi di persona. Ah, siete molto gentile. Tanti anni sono trascorsi da quando ci siamo conosciuti. Mi ricordo bene. Dunque era... Ah, quando risale? Ah, era, mi sembra, durante la battaglia di Mikatagara. La battaglia di Mikatagara fu combattuta dal vostro antenato Shingen. Certo, qualche volta succede che mi dimentico le cose, sapete. E Sakai, avete visitato il castello? Ora lo stanno restaurando. Allo stile di una scuola militare. L'ho guardato con grande attenzione. Siete anche un buon osservatore. Con la guarnigione del castello spero di sconfiggere le forze governative. Vi siete confuso, maestro. Non è il governo, ma Kenshin Uesugi che è vostro nemico. Ah, certo, è così, certo. È Kenshin Uesugi. Mio nobile signore, in occasione del vostro 80° compleanno, mi sono permesso di portarvi un regalo. Un'antica e nobile arma, per un uomo nobile e virtuoso. Oh, vi ringrazio, vi sono davvero grato. Sei un impostore. Ora so qual è il tuo sporco gioco. Quello che ancora non sono riuscito a scoprire è chi sei veramente. Oh. Oh. Spaventatevi, non vi uccido. Voi non siete neppure degni di morire in combattimento. Questa spada è di Inami e gli è servita per uccidersi. Anche 5 samurai sono morti con quest'arma per il loro ideale. Questa spada è diventata un simbolo. Rispettatela ed onoratela come qualcosa di molto prezioso.
Daigoro! Daigoro! Papà! Papà! Nel Giappone feudale l'obbedienza era un dovere fondamentale e molte vite cadevano in nome di quel dovere. Uomini valorosi come Shuzen Inami vengono ricordati ancora oggi per il loro valore e il loro coraggio. Itto Ogami e suo figlio Daigoro hanno scelto di vivere al confine tra la vita e la morte. Il loro domani è sconosciuto.